Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi faremo delle ricettine super veloci, facilissime da fare e buonissime. Allora, partiamo dalla colazione. Oggi ho fatto una colazione molto molto leggera. Ho semplicemente mangiato un'arancia con la cannella. Ovviamente, se voi la mattina avete più fame, potete abbinare magari a della frutta un po' di yogurt o cereali. In questo caso io ho scelto semplicemente di mangiare l'arancia perché già mi sazia parecchio. Ho tagliato semplicemente un'arancia a spicchi, ci ho messo metà del suo succo e poi ho messo tanta tanta cannella. E questa è stata la mia colazione. Passiamo al pranzo, anche questo è un pranzo davvero super super veloce e facile. Ho fatto del riso basmati con tonno, fagioli neri e pomodorini. Ho fatto prima di tutto insaporire uno spicchio d'aglio con un cucchiaio di olio, cioè i pomodorini tagliati a pezzetti e infine ho messo i fagioli neri che avevo già precotto. Ormai si trovano anche già cotti nelle lattine, altrimenti li potete prendere secchi e cuocere magari il giorno prima di fare questo piatto. Anche il tonno e una manciata di prezzemolo tritato. A parte ho cotto il riso basmati e poi infine l'ho fatto saltare insieme al condimento e il mio pranzo è pronto. Passiamo allo snack, uno snack davvero super super facile da fare e super goloso, davvero uno tira l'altro. Posso chiamarli cioccolatini più o meno? Sono delle palline con noci, mandorle e cioccolato fondente ricoperto da cioccolato bianco, una cosa pazzesca. Allora mettete all'interno di un mixer, io utilizzo il Bimby perché trita meglio, 20 g di eritritolo, se non l'avete non vi preoccupate, potete anche non mettere zucchero. Mettiamo le mandorle, le nocciole e il cioccolato fondente. Tritiamo tutto, controllate, il composto deve essere abbastanza bagnato, quindi non deve essere asciutto, altrimenti date un'altra frullatina. Dopodiché con le mani create queste palline che andranno 20 minuti in frigo a rassodare. Sciogliete il cioccolato bianco e quando le palline saranno fredde le immergete, le ricoprite di cioccolato bianco e le rimettete nel frigo. Provatele, sono pazzesche! Passiamo alla cena, una cena molto semplice, magari l'avete già vista e rivista, ma a me il merluzzo impanato in padella mi piace tantissimo. Ho cotto delle verdure in padella con un goccio d'acqua, in questo caso zucchine e pomodori. Ho cotto il riso venere in un'altra padella, poi l'ho unito alle verdure, l'ho fatto saltare e nel frattempo ho cotto in un'altra padella del merluzzo che ho semplicemente impanato con della semola e cotto su una padella antiaderente con un filo di olio. Viene leggerissimo e morbidissimo. E questa è stata la mia cena. Come sempre, spero tanto di avervi dato qualche idea. Io vi saluto e ci vediamo presto in un prossimo What I Eat in a Day. Ciao!